Gambino con alcuni giocatori dell'Agrias. Quest'oggi si presenta la sfida al Monreale. Sulla carta come la vedi questa partita? Allora, premessa che ci sono alcuni punti più importanti oggi di cui parlare, però è giusto aprire una piccola parentesi per la partita. C'è poco da presentare perché domani non ci sono risultati al di là della vittoria. Dobbiamo vincere per forza, veniamo da due sconfitte consecutive, non due pareggi. Perché per noi oggi pareggiare significa perdere, perché siamo in girone di ritorno e ogni pareggio perde punti e quindi ti allontani sempre. Quindi siccome veniamo da due sconfitte consecutive, domani c'è solo da vincere e non 1-0 soffrendo. Noi dobbiamo vincere alla grande, dare una bella risposta a tutti, a noi stessi, ai tifosi e alle persone fuori che stanno facendo parecchie chiacchiere. Detto questo, chiudiamo la parentesi di domani. Mi piacerebbe parlare di alcune cose importanti. Tipo che si sta parlando troppo sui social, si stanno dicendo troppe cazzate, scusate se mi permetto a dirlo, perché si scrivono troppe chiacchiere che vanno al di là del calcio, sono chiacchiere da bar, io le chiamo sempre così, quando le persone, la cosa ancora più brutta è che non sono tifosi, perché io posso capire un tifoso che scrive, perché non ha la possibilità di venire allo stadio qua dentro e parlare con noi o con la società, quindi giustamente prende un social e scrive il proprio pensiero. Però quando ci sono persone vicine alla società o che sono state dentro e oggi non ci sono più, che si mettono a dire tante cazzate, poi giustamente a noi dà parecchio fastidio, perché leggere cose che non c'entrano nulla col calcio oggi secondo me ci uccide e basta, forse non si è mai capita sta cosa. E si continua, ogni giorno vedo sempre post su Facebook, Instagram, io non li guardo mai, me li mandano giustamente. Però penso che quando ci sono dei problemi, visto che sono persone dentro la società, si viene al campo, si viene allo stadio, ci si chiude in uno stanzino, tra di loro non me ne fotte nulla, si piano ammazzate, quello che vogliono fare fanno. Però dobbiamo evitare di scrivere tutte queste cazzate sui social, perché si è scritto cose assurde. Se c'è gente che se ne vuole andare, che se ne vada e ci lasci in pace. C'è gente che vuole entrare e ci dia una mano, ben venga, perché qua dobbiamo capire che siamo una famiglia. E faccio una premessa molto importante. Noi siamo un grandissimo gruppo, ci siamo parlati in questi giorni e ci siamo detti che facciamo finta che da qui a fine anno non ci saranno mai più soldi, ok? Cosa non vera, però io voglio parlare di una cosa impossibile. Noi arriveremo fino a fine campionato anche gratis, sputando sangue la domenica, perché per noi il nostro lavoro è quello e facendo bene.